Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. La volta scorsa ci eravamo lasciati un grande mistero alle spalle che oggi andremo a scoprire. Naturalmente nel gioco Cat Quest. Ok, lo scopo che... cioè, scusate, non lo scopo. Oddio, lo scopo ci poteva anche stare, ma non è quello che volevamo dire. Ci eravamo lasciati questo mistero alle spalle, ovvero questa missione. La chiave d'oro. Ok, andiamo a accettare questa missione. Dunque, vi chiedete come si aprono questi forzieri dorati? Sì, da tanto tempo. Forzieri dorati sì. Andiamo. Contadini, come possiamo aprire i forzieri dorati? Vi serve una chiave dorata. L'abbiamo fatta cadere nelle caverne a sud da qui. Forse di proposito, o forse no. Non lo sappiamo, solo noi. Si volevano solo rendere la vita più difficile ai giocatori. Ah, sì, volevamo solo rendere difficile ai giocatori. Ok. Questi due qui sono gli sviluppatori, sono i Gentle Bros, sono gli sviluppatori del gioco. Quindi sì, volevamo solo rendere la vita più difficile ai giocatori. A voi, tutto qua. Ok. E non chiamateci contadini maleducati. Ok, sono i Gentle Bros loro, eh. Buona fortuna, amici, ne avrete bisogno, Slurp. Ma questa è una missione di livello 1, giusto? Ho già capito io. Svengo e muoio. Ok. Hai fatto bene a trovare quest'isola, giocatore. Aspetta, com'è possibile? Voi gatti siete dei Gentle Bros. In realtà siamo gli dei, cioè gli sviluppatori di questo gioco. E abbiamo un messaggio per te, giocatore. Segui la strada e troverai una caverna. Entraci per divertirti un po'. Sapevi che quest'isola è stata una delle prime ad essere stata creata per questo gioco? Esatto, doveva servire per il tutorial. Ma poi è cambiato tutto e ora guarda che occhiaie abbiamo. Ah, certo, non puoi vederle. In effetti, c'hanno i capelli sopra. Ok, questa è la missione di... Non sappiamo dove sia la chiave, perciò è meglio ripulire la caverna prima. Allora, questa è la missione di livello 1, ma... Avete capito? Andremo, penso, a morire un paio di volte. Spero di no, ma ce la facciamo. Ok, caverna del fondatore. Sconfiggi i mostri. Ah, i Mimic. Ok, lì c'è un forziere gigante. È pesantissimo, cioè... Sono veramente forti. Cioè, sono duri, eh. Via. Sono lenti ma duri. Ok, dai, 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 dai. No! Ok, grande. Una è vera quella chest, che non si muove. Tosta è all'angolo. Ho trovato la chiave! Ecco fatto, finalmente! Finalmente posso aprire quei forzieri maledetti. Abbiamo trovato anche un bastone da mago. Che onestamente il bastone da mago non è che sia tanto buono in questo gioco. Apriamo anche questo. È il cappuccio da Ranger. Ok. Abbiamo trovato la chiave, signori. Ma si può vedere? No. Ce l'abbiamo e basta. Signori, la chiave. Signori, la chiave. L'abbiamo trovata. Wow, ottimo lavoro. Ok, datecela. Come? No, 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 no. Cosa? Non possiamo tenerla? Momento di suspense. Oh, suspense. Ancora momento di suspense. Ci vorrebbe una canzoncina tipo... Siete disposti a morire per lei? Certo. Allora preparatevi a combattere, amici. Ah, dobbiamo combattere contro i Gentle Bros e gli sviluppatori? Va bene, ah, c'è anche un contadino vero.
Momenti di suspense. Suspense. No, non sono così cattivi, ce la lascio, ci lasciano andare. Stavamo scherzando, non ci servono chiavi d'oro, possiamo inserirle con i codici. Ah. Bella battuta. Gattastico lavoro, amici, slurp slurp. Ma quello sta mangiando, non ho capito. Andate ad aprire tutti quei forzieri dorati, amici, arrivederci. Signori, il Gentle Bros Tuta Superficus ce l'abbiamo. Missione completata, tanti... livello 51, bello. 51, bello. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo la chiave dorata. Signori, possiamo aprire tutti i forzieri. Grande. Isola del fondatore. E il primo forziere è proprio qua. Slap. Slavanazza. Ok, il primo... Aspetta che c'è quella... Questa qua quanto è grande? Cioè, quanto è di livello? 61, no? Andiamo ad aprire prima questa. Allora... Guarda, non... Via. Via. Ah, ok. Eh sì, se ci sono i mob non si può aprire. Il primo nostro forziere, il nostro primo forziere. Armatura da campione, livello... Come livello 20? Ma come livello 20? Ma come livello 20? Vabbè, questa l'abbiamo aperta. Lì sopra davanti. Lì sopra davanti. Va bene. Ah, questi qua sono forti. Però basta fare così, guarda. Lac, vedi. Fai così, track. Track. E praticamente farmi XP... Monetanze a manetta senza che ti diano colpi, vedi? Via, 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 via. Andiamo a salvare qui. Così ci recuperiamo mana, vita e tutto. E anche il coso, l'armatura. E andiamo qui dentro a prenderci un'altra cesta. Oggi è la giornata di ceste delle chiavi, buono. Ok, andiamo di qua. Non è di qua. Ah, tanti soldi ci danno. Eccola qui. Apriamo la nostra seconda chest. Testa da leone. Però... Livello 10. Però... Cioè... Sono bassi. Cioè, ah, forse si devono upgradare con il fabbro, si fa l'upgrade. Non lo so. Voi lo sapete? Io non lo so. Se lo sapete voi, fatemelo sapere nei commenti, come al solito. Allora... prendiamo la nostra terza chiave. Fuori, uno. Ho finito il mana? Oh, sì. Ok. Quarta chest. Armatura teschio. E tutto il set, praticamente. Ok. Salviamo. Non si sa mai. Pam 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 pam. E poi andiamo ad sotto di qua.
Ma io faccio strage di tutto, cioè non è che... mi preoccupo più di tanto. A destra c'è una... una zampogna. A destra, a destra. Via, 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 via. Slurp, slimp, slurp. Ah, lì c'è anche una caverna che secondo me... allora... dove sarà mai? Sotto? Venite tutti qua. No, eh? E volevo fare una strage tutto in una volta, invece loro no. Eccola qua. Vediamo cosa ci dà. Questa è la nostra quinta chest. Quinta... armatura di Thorn, attenzione. Però quello che non capisco, sono tutti di livello 20. Ma magari sono... aspetta. No, questo è il livello... aspetta, perché... allora, armatura di maglia metallica livello 29, livello 20. 29 e 30 ci dà più attacco. Ci dà più attacco, ma ci toglie 5 di là e 6 di là. Va bene, proviamola. Poi, il martello, 47, 22. Va bene, poi, il cappuccio ancora non l'abbiamo trovato. Ok. Ah, sotto c'è una chest. Aspetta che salviamo. Non c'è il save? Sì, c'è. Ok. Slavana, 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 slavanazza. Livello 45. Qui dobbiamo stare attenti. Però facciamo un sacco di danno adesso, eh. Quel martello... quel martello è martelloso. Ne facciamo 244 e passa di danno, quindi... via. Ah, questa è la tavola di iscrizione che abbiamo letto. Vabbè, me la ricordo. Toh, infatti ti faccio un po' di danno. Sì, 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 l'equipaggiamento merita. Facciamo un sacco di danno in più adesso. Ormai ti uccido anche a te. Devo prendere quello, ok. Dov'è la chest? Ma la dava come chest dorata, dov'è? Ma mi ha preso in giro? E c'è il simbolo. Perché non c'è la chest? Ah, perché sono uno stupidino. La nostra sesta chest. Oh, attenzione. Elmo da campione. 44, 45, 44, 20, 24, 24, 24. Oh, ci dà più vita, ma ci toglie attacco. No, se ci toglie attacco no. Lo prendiamo da una parte, ce lo togli dall'altra, no. Ok. Abbiamo preso anche quest'altra. C'è una chest sopra.
Sì, sarà un gameplay di scoperte all'avventura alla ricerca di chest. Ok, questo lo facciamo un po' così, questo lo facciamo così, questo facciamo così e questo facciamo così. Facciamo un po' di spazio, non abbiamo più mana. Adesso sì. Ci prendiamo anche un po' di XP. Non abbiamo mana. Fai il coso. Bravo. Bravo. Via, 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 via. Eccola qua, la nostra settima chest. Cos'è sta? Elmo scatola. No, allora. La prima cosa da fare è provarlo. Ma cos'è? Meno 82 di vita. Cos'era? Va bene. Ilarità, ilarità. Ilarità, ilarità. Ok, abbiamo preso la nostra settima e... Oh là là. Oh, qua c'è una cosa che ancora non abbiamo mai letto. Slavana. Era la sede dell'impero dei maestri, ora rendono solo rovine e tombe. Questo che livello è? Alto. Forse le abbiamo fatte tutte. No, ce n'è una là sopra in alto, in alto, in alto, in alto, in alto. Che andremo a fare? Mi servono soldi. Voglio vedere se posso upgradare queste. Fare. Potenziare. Ah, livello 25 non l'abbiamo mai fatto. Ma. Non lo sapevo che c'era sta cosa qua. Ma questi sono potentissimi. Sono anche grandi, oh. Ma che figata! La barretta filettata. Mi piace questa cosa qua. E c'abbiamo anche la chest quella super figona. Mi piace questa cosa. Allora, apriamo questa. Ok, upgradiamo questo. Aspetta. Apriamo questo. Ok, e poi la nostra ottava chest dorata. Ci dà l'elmo di Thorn. Ah. Aspetta. Ah, ci toglie l'attacco e la difesa. Niente. Però abbiamo fatto un livello. Mi piace questa cosa. Un posto vicino dove poter salvare? Sì, tutta a sinistra. Tutta a sinistra. Ah, un'altra quest c'è qua. Cioè, più andiamo avanti e più abbiamo sub quest. Eh? Mi piace questa cosa. Eh sì, la cura della gattaia un'altra volta. Oh, può essere che si rigenerano di nuovo. Non lo so. Cioè, se lo sapete voi, magari si rifanno. Ci sono infinite? Non lo so, come tipo endgame. Per continuare a giocare, andare sempre di più di livello. Cose del genere, a salire sempre più di livello. Non lo so. Allora, eccola lì. Dopo le mucche. Le mucche si uccidono perché danno tanti soldini. Si curano, però danno anche tanti dindi.
Ah, questa... eccola qua. Via. Eh sì, lo so, è un po' tediosa questa parte. Però ce la possiamo fare, via. Aia. Ho perso il tempistico, ho anticipato di brutto. Va bene, va bene, va bene. Le mucche sono lente, ma se ti colpiscono fanno malissimo, mi ricordo questo. E andiamo a vedere cosa scopriamo qua nella nostra nona chest dorata. Ah, l'armatura scatola, ok. Ah, perché essendo un gatto, giustamente ai gatti piacciono le scatole. Si infilano sempre dentro e quindi hanno deciso gli sviluppatori di fare le armature a forma di scatola. Beh, ci sta, bella idea, mi piace. Guarda, non ti scrivo neanche perché... Esatto, perché era l'ultimo mobettino. Ok, allora. Lì sopra non ci siamo... No, ce n'è una. In alto a destra. Allora ci sono già stato là sopra. Io non me lo ricordo. Andiamo a prendere anche questa. Dovrebbe essere di qua a destra. Esatto. Però prima facciamo così. Il cespuglio volante. Possiamo volare? Attenzione. Andiamo a prenderci la decima chest dorata. Decimo forziere dorato. Che tempistica, Iota. Proprio, eh? Faceva proprio, schifello. Ok. Livello 54, signori. 54. 54 bello. Ok. Ah, questo qua è un... Come si chiama? Una girella, un giro giro tondo, un turbine, non mi viene il nome. Non mi viene la parola. Una spirale. È la nostra... È la decima o undicesima questa? Ho perso il conto. Oh, la spada, portatore di morte. Attenzione. Potrebbe essere la svolta. Ci dà meno 15, ma ci dà più magia. Sì, la magia la uso, però faccio più attacco così. Guarda quanto è duro. Ah, questo qua, sì, me lo ricordo anch'io. Era durissimo questo qua da uccidere. E dà un sacco di cose. Ok, questo è il punto nord che l'avevamo già letto nelle precedenti puntate. Andiamo a salvare. Andiamo a salvare. Puzzu 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 puzzu. Ma prima puliamo la zona. Oh! E signori, per oggi direi che è tutto e
Ci vediamo alla prossima, spero che vi siate divertiti, lasciate i commenti, commentate, like, non like, fate quello che volete. Io non sono una persona che chiede, non sono una persona che dice cosa dovete fare. Siate liberi e divertitevi e spero che vi siate divertiti con questo gameplay. Alla prossima, bye bye!